Certo, il mercato di Sant'Ambrogio è proprio internazionale. Paolo è la guida di questi signori che arrivano dagli Stati Uniti. Ecco, ma per esempio, ma loro conoscono i piatti? Lo sanno tutti i piatti, hanno sì. già mangiato tutto. Hanno già mangiato tutto? Do you know piatti fiorentini? Vediamo un po', un nome, the name. The name what? Name of what? Che cosa conosce dei piatti fiorentini? Per esempio, c'è una signora che conosce the name, piatto fiorentino tipico. No. No, no. Yeah? Mi dica il nome, l'ha detto. What we had before? Oh, Lampredoso. Lampredoso! E invece Lampredotto, tradotto. Un altro invece, per esempio, pizza. Pizza la conoscono. Calzone. Come? Calzone. Calzone, pizza, va bene. Grazie, dagli Stati Uniti con amore. Grazie, buona passeggiata. Allora, andiamo a trovare qualcun altro. Allora, intanto troviamo Paolo Gori. Eccolo qua, Paolo Gori è il protagonista della puntata di oggi. Intanto facciamo defluire tutto il passaggio dei nostri amici americani e raggiungiamo la postazione interna perché sta pioviscolando. Intanto a questa signora vorrei chiederle se lei conosce la francesina. No. Ha mai sentito parlare di questo piatto tipico fiorentino? No. Ecco, il lesso rifatto l'ha mai fatto? Io sì. Lo sa che il lesso rifatto si chiama francesina? No. Vedi che bella notizia che le abbiamo dato? La signora è tipica fiorentina o no? Sì, sono proprio fiorentina. E si chiama di nome? Adriana, grazie. Bene. Per esempio, questi signori sanno che cos'è la francesina? No. Non sa, lei non li lascia. Io conosco le francesine, conosco. Quelle donne. Belle, piccinine, biondine, magari con gli occhi azzurri, si chiamano francesine. Bene. Vabbè, vedete, non tutti sanno appunto che la francesina è un piatto tipico. Intanto andiamo subito a precisare che sarà il piatto che Paolo Gori, titolare del ristorante Burde di Firenze, grande e storico ristorante, realizzerà quest'oggi. Che dire, Eugenio, giornalista, ricordiamolo, più volte protagonista del nostro programma, della francesina? Che, come dicevi te, è un piatto di riuso, cioè si usa, avanza il lesso. E quindi è un piatto del giorno dopo, diciamo, no? E si fa con le cipolle, poi non so, lui inventerà delle cose sicuramente. Qualche altro esempio dei cosiddetti piatti di recupero? Intanto ci sono in tutte le regioni italiane, noi però in Toscana siamo specializzati, ne abbiamo di più, no? L'acqua cotta, tutti i piatti con il pane duro. Maremma. Tutti i piatti con il pane duro, per esempio, no? Come l'acqua cotta, la ribollita. La ribollita, che è un classico piatto di recupero. Ecco, la sua primigenitura è praticamente la zuppa di verdure. Poi, vero, dico bene, cioè il papà della. O la mamma della. Non si fa in un giorno la ribollita, ce ne vogliono almeno due. Esatto. Il principale piatto di recupero sono le polpette. Oh, bellissime, no? Le polpette. Che si fanno con gli avanzi dell'arrosto. Le polpette buone sono quelle che fai proprio con gli avanzi, no? Non che vai dal macellaio a comprare le cose per fare le polpette. La pappa col pomodoro è un altro piatto di recupero, perché devi avere il pane duro quanti, di qualche giorno. E quanti tutte le regioni italiane hanno più o meno piatti di recupero, la Toscana ne ha un po' di più. C'è un po' di più. Ecco, il fatto avere l'ingegno, l'arguzia di riuscire a prendere, diciamo, l'arrosto del giorno precedente o vedi la zuppa di verdure e riproporla in una versione nuova è, voglio dire, grande capacità di inventiva da parte delle nostre nonne e quindi mamme e non solo. Certo, è inventiva e risparmio, perché hai cotto la cosa già una volta, non la sciupi, usi solo il calore che hai usato il giorno prima lo usi anche il giorno dopo per ricreare un nuovo piatto, cambi i sapori e la sapienza popolare sa come rendere queste cose qualcosa di buono. Aggiunge sempre però, scusa, te l'hai detto bene, ma fondamentalmente è povertà, È povertà. Però, perché devi riusare il pane duro, ti devi ingegnare per riusarlo. Senti, non perché la povertà però ha questa grande capacità, voglio dire che l'ingegno da parte del cuoco si aguzza. No, voglio dire, sono piatti nati non dai cuochi. Non dai cuochi. L'esigenza di non la reggia, sono piatti nati in casa quando, come dire, tu il pane lo potevi comprare una volta, il quarto giorno era duro e ti dovevi inventare qualcosa per consumarlo. Ora, non dico che siamo a questi livelli, ma l'economia di oggi, cioè, potrebbe chiaramente far riscoprire. Potrebbe, no? tornare di moda. Allora, noi abbiamo spiegato che cos'è la francesina, sentiamolo magari dalla nostra dotta professoressa Lippi che cos'è effettivamente la francesina. Grazie Claudio, io sono qui insieme alla professoressa Lippi, docente di storia della medicina e storia dell'alimentazione. Ma professoressa, ci spieghi un po' che cos'è la francesina?
Beh, che cos'è è facile a dirsi, in quanto è un piatto che si realizza con il lesso avanzato e con tante cipolle, quindi è un piatto riciclato, rigenerato. Perché si chiami così è più difficile a dirsi, in quanto pur nelle sue numerosissime varianti, quello che caratterizza la francesina è la quantità considerevole di cipolle utilizzate, quindi probabilmente il nome non vuole far altro che nobilitare una pietanza che nasce come pietanza povera di recupero, così valorizzata e arricchita dalla presenza delle cipolle, quindi francesina perché le cipolle da Caterina de' Medici in poi istintivamente ci portano in Francia. D'accordo, io la ringrazio e noi ritorniamo da Claudio. Allora, eccoci qua, siamo da Francesco, macelleria Lanini. Che cosa ha comprato questa bella signora? Ho del bollito. Del bollito, e che cosa ci hai messo in questo bollito? Abbiamo fatto un buon bollito misto con della lingua, della zampa, del lesso da poter fare insieme con del brodo e poi per poterlo rifare. Insomma. Allora, la domanda sorge spontanea, quante siete in famiglia? Noi siamo due. Due. Però siamo sempre in tre perché ora, abbiamo... Siccome sento dal peso che il lesso, insomma, quant'è in totale? Un chilettino e due. Ammettiamo che il signore, che è suo marito? Sì. Che si chiama? Antonio. Antonio, non lo mangi tutto e rimanga un pochino d'avanzo. E che si può fare, per esempio? Io faccio il lesso rifatto. Il lesso rifatto. E come si chiama nella storia della cucina fiorentina il lesso rifatto? Da noi si chiama francesina. Non da noi, perché la signora gli è di Firenze anche lei, ma non lo sapeva. Chiamarlo francesina. No, no, io lesso rifatto è buonissimo poi, del resto. Il lesso rifatto, con le cipolle? Con le cipolle. Che tipo di cipolle utilizzeremo? Allora, cipolle rosse, esclusivamente rosse, possibilmente fiorentine, se trovate quella di Certaldo ancora meglio. Benissimo, buona. Bene. Allora, grazie. Grazie. Scusate il disturbo, buon proseguimento naturalmente, bene, e buon appetito. Allora, quindi abbiamo parlato che con il lesso avanzato del giorno precedente, i fiorentini, antichi se vogliamo, avevano questa intuizione fra le tante, quella della ribollita è la più famosa, ma i cosiddetti piatti di riporto, i piatti realizzati con quello che era avanzato del giorno precedente. Qualche altro esempio, abbiamo le polpette, il lesso rifatto con le patate, abbiamo parlato della ribollita, tutti quei piatti che necessitano di riutilizzare degli ingredienti d'avanzo e rimetterli insieme in qualche maniera, ma si può anche andare a scomodare la scottiglia che in qualche maniera va a prendere tutti i pezzi di carne, a quel punto erano crude, però vari pezzi di carne che da solo non riuscivano a fare un piatto, messi insieme invece, accomunati poi a una bella fetta di pane, riescono a creare un piatto e una porzione. Senti Francesco, qual è il pezzo che va per la maggiore in questo periodo autunnale? Ma per quanto riguarda il lesso? No, per quanto riguarda tutto quello che vendi, qual è quello che tira di più? Nel periodo autunnale ancora sono molto in voga le grigliate, quindi diciamo ancora la gente si è un buon tempo a accendere le griglie, quindi le nostre bistecche disossate, tutto quello che è la scamerita, la rosticciana, tutto quello che ancora è maiale inizia a riprendere molto vigore. Bene, allora noi realizzeremo questo piatto, un piatto cosiddetto di riporto, di recupero, e in questo periodo economico talmente così gravoso, ci sono anche tante bocche in una famiglia da sfamare, queste sono delle... Andiamo a prendere quei tagli che proprio costano meno, sono proprio tagli di seconda, terza categoria, che evitiamo i magri, evitiamo le bistecche, evitiamo tutti quei piatti. Ecco, che tanto facciamo vanno degli bene, esempi, per esempio, quali sono, Francesco, i tagli economicamente più interessanti per i tuoi clienti? Fammi qualche esempio, indicamelo anche. Se come dice l'esperto, infatti, uno può fare una griglia altrettanto buona e spendere meno, invece della bistecca disossata che costa 25 euro al chilo, una bella fetta di groppa che costa quasi 10 euro in meno al chilo, sulla griglia viene eccezionale. La stessa scamerita, che ha un prezzo non tanto elevato, che si tratta di maiale, fa la sua sempre intorno ai 7 euro, 7,50 euro, insomma, cosa da portare. Ci sono dei consigli di Toscana a tavola, grazie a Francesco della Maceria Lanini, ovviamente, che potete prendere, come si dice, al volo. E noi al volo diamo la linea ai prossimi eventi di Vetrina Toscana.
Eccoci qua, Paolo Gori, ricordiamolo, titolare del ristorante storico da Burdi. A proposito, tu fai parte di un'associazione che annovera tantissimi locali storici. Intanto, cosa vuol dire essere un locale storico? È un locale appunto che sta esercitando la sua attività da diversi anni, da più di 40 anni, che nel territorio fiorentino e che porta avanti appunto valori tradizionali, tipici della nostra città. Quanti sono? È stato fatto un censimento? È stato fatto un censimento, c'è l'iscrizione all'albo del comune, dal quale noi abbiamo tratto i nostri associati, che siamo circa una quarantina, che proprio ci siamo messi in rete, ci siamo alleati per portare avanti questa tradizione. Siamo ristoratori, ma non soli, c'è artigiani, commercianti in generale, alberghi, trattorie. E così abbiamo parlato anche qui di questa associazione che, ripeto, coinvolge i negozi, le botteghe, i ristoranti storici almeno da 40 anni esistenti, pensate, in Firenze. Pensate che invece da Burdi esiste dal 1901. Pensate un po', ragazzi, storia. Allora, attenzione, andiamo a parlare di questa francesina, che non è una moretta con gli occhi azzurri, non tanto alta, magari cortigiana di Ressole, ma è praticamente il modo di realizzare un piatto di riporto. Cosa vuol dire? Vi è avanzato un pezzo di lesso come questo che state vedendo? Spero bene. Più piccolo in casa. Vabbè, ovviamente lui ha portato un pezzo di lesso avanzato dalla cucina del ristorante. Ebbene, lo si può riutilizzare come? Così. Prendete nota. Gli ingredienti che utilizzerai sono: avete il bollito che trovate in casa avanzato, le cipolle, sale, pepe e concentrato, olio extravergine d'oliva e un po' d'acqua poi per portare a cottura. Se mi permettete la semplicità fatta cosa, direi così, perché è più semplice di così. E si chiama, e questo lo dico ai fiorentini perché molti di questi non lo sanno, francesina. Sì, ripeto, francesina, oppure lesso rifatto, più semplice. Bene, con cosa si parte? Allora, partiamo subito con le nostre cipolle. Di nuovo le andiamo a affettare, il coltello rosse, il coltello più è affilato e meno piangente. Senti Paolo, io sono sempre curioso, anche un po' rompiscatole. Per esempio, perché la cipolla rossa in questo preparato piuttosto che la cipolla bianca? Allora, per me la cipolla rossa è quella che poi in fondo è quella che ti dà maggiore aroma e maggiore dolcezza. Quindi io comunque vi consiglio sempre di usare cipolle rosse. Se non avete problematiche o cromatiche, il piatto deve risultare bianco in fondo, mentre la cipolla rosa tende comunque a rosa quando è cotta, oppure di delicatezza del piatto, come nel pesce, che si va a preferire magari cipolle o ramate. Quindi o ogni cipolla, ogni colore ha il suo utilizzo. Però io direi che nelle nostre corde la cipolla rossa è quella che... Ricordiamo quella principesca e meravigliosa di Certaldo, tanto per rimanere in casa nostra, ma ci sono anche cipolle fresche, cipolle molto meno conosciute, come quella di Treschietto in Lunigiana, tanto per farvi un riferimento a un'altra cipolla interessantissima, e come la cipolla invece che, andando uscendo proprio dalla Toscana, che è quella mitica della Calabria, che sta attraversando un momentaccio. Noi abbiamo le nostre, non c'è bisogno di farle venire dal lontano. Sto parlando di quella etropea, ovviamente. No, appunto, dicevo, abbiamo le nostre, non abbiamo bisogno di farle venire dal lontano. Va bene, ma comunque è giusto anche fare riferimento a queste cipolle che hanno una loro storia. Allora, facciamo una bella importante cipolle, qui non abbiamo pure le cipolle. Questa è una cipolla fiorentina. Questa è una cipolla fiorentina, rossa delle nostre terre, e qui andate, cercate di farla il più fine possibile. Bene. Una volta che vi siete fatti un bel po' di cipolla, andiamo a scaldare un po' di olio. Bene. Olio extravergine d'oliva. Olio extravergine d'oliva. E voilà. Di nuovo un po' di pepe, lo mettiamo subito per fissare l'aroma. Ah sì, Cioè, si fissa l'aroma con questa spruzzatina di pepe? Il pepe entra in soluzione con l'olio e quindi rimane più. Dovete sapere che i cuochi non sono solamente personaggi che assemblano insieme vari ingredienti, ma sono un po' anche dei chimici. È questo che vorrei sottolineare, perché la conoscenza, pensate Paolo, poi fra l'altro non è che ha fatto il chimico, lui ha fatto addirittura le scienze politiche e poi per motivi semplicemente familiari voleva portare avanti questa bella tradizione che è iniziata dai suoi nonni, anzi bisnonni se vogliamo, uno dei quali abbiamo anche menzionato, che è nonno Turiddu, sì, l'ultimo che qualcuno ancora ha visto in bottega, gli altri è passato troppo tempo ormai, allora, non li ho visti nemmeno io. Allora, ecco qua. Di nuovo usiamo il stratagemma del nostro sale. Saliamo subito, più sale mettiamo all'inizio, più la cipolla ci cederà la sua acqua per non andare a bruciarla.
Ecco, te da quanto tempo fai parte di Vetrina Toscana? Allora, io è diversi anni ora che siamo quasi partiti, forse con l'inizio proprio del... Intanto, cosa pensi di questa iniziativa? Allora, è un'iniziativa che premia il rapporto di filiere, quindi di un'alleanza fra il territorio, fra chi produce e chi poi ritrasforma e chi può far assaggiare alle persone alcuni piatti. Perché la difficoltà a volte è proprio di andare a cercare certi prodotti. Ecco, quindi... senti, utilizzando il termine francesigan, come dicono i francesi, siamo un po' sciovinisti, chauvin, cioè vogliamo un attimino riappropriarci dei nostri grandi sapori meravigliosi del nostro territorio, visto che noi siamo ricchissimi. È proprio una questione economica, cioè io più do lavoro a chi sta vicino a me, più facilmente verrà a mangiare del mio ristorante e meglio avrò. Insomma, più in buona sostanza, Vetrina Toscana. È una catena che serve, poi ci arricchisce tutto. Sicurezza dei prodotti che vengono coltivati nel nostro territorio, chilometro zero, perché vogliamo utilizzare prodotti proprio che sono così davanti a casa o dietro magari al ristorante, nell'orto, e soprattutto grande stagionalità, vero? No, queste sono tutte cose da tenere sotto controllo. Per questioni economiche le cose di stagione costano meno, per questioni nutrizionali le cose di stagione di solito cadono nel momento in cui fanno bene. Allora, se voi cari ristoratori all'ascolto non siete ancora della grande famiglia di Vetrina Toscana, non costa niente, basta semplicemente contattare www.vetrina.toscana.it, saperne di più, riempire un piccolo modulo, inviarlo ovviamente tramite online, tanto per intenderci, e da quel momento farete parte di questa grande famiglia e quindi potrete organizzare eventi che potranno essere promossi da Vetrina Toscana sui vari siti e poi magari venire anche alla nostra trasmissione, chi lo sa. Come più siamo e meglio è. Ok, allora andiamo a preparare il nostro pezzo di lesso. La cosiddetta scoperchiatura. Traducimi per coloro che non sanno cos'è. È quello che va a coprire la lombata. Quando voi prendete una lombata intera, sopra c'è questa parte che, al contrario della lombata dentro, che è morbida e quindi adatta da farsi alla griglia, qui la parte morbidezza ci può mancare, quindi sicuramente non è un taglio da fare alla griglia. Se vedete la cipolla tende a dorarsi troppo, un pochino d'acqua in questo caso non ci guasta. Perlomeno le facciamo stufare. In questo caso noi le vogliamo stufate, non le vogliamo soffritte, quindi le vogliamo che rimangano morbide e cremose. Benissimo, allora detto questo, nel taglio della carne date sempre un'occhiata in che posto siamo. Vedete che le fibre vanno in questo verso, quindi tagliamole in maniera trasversale. Ecco, faccio vedere come le tagli. Dai. Poi diventa, se no vi diventa filosa. Dobbiamo fare delle fette, vedete che la carne rimane bella compatta e quando andate a mangiarla non avete fili. Si deve sciogliere in bocca. Si deve sciogliere. Se voi tagliate in quest'altro senso, quando voi andate a mangiarla, avete questo filosa. Problema quindi attenzione, questo è un altro consiglio importante. Seguite sempre il verso delle, cioè se le fibre della carne vedete che vanno in senso longitudinale, voi tagliate in maniera perfetta. Grande Paolo, questo è molto importante, un passaggio fondamentale per poter apprezzare meglio la francesina. Allora tu vai avanti, facciamo stufare le nostre cipolle e poi inserire e nel frattempo sai che facciamo? Andiamo a scoprire le interpretazioni del grande Giuseppe Alessi, chef storico fiorentino, contattato dalla nostra Angela, che ci racconterà qualche cosa sulla francesina e magari anche sulla carabaccia. Sai cos'è? La carabaccia, la a proposito di cipolle, la vera zuppa di cipolle. A voi. Grazie Claudio, io sono qui con Giuseppe Alessi che ci dirà qualcosa in più sulla ricetta di oggi, la francesina appunto. Ma questa francesina ha un'origine francese o piuttosto un piatto toscano? Guardi, non è facile a stabilire, ognuno tira il piatto, diciamo così, dalla sua parte. Quel che si può dire è che avendo preso campo la cucina dopo gli splendori della corte del Re Sole e con l'illuminismo francese arrivando a dominare tutta l'Europa, probabilmente si è impadronita anche di cose che non le appartenevano, e portando ad un grado di massima popolarità una preparazione parigina che è la zuppa di cipolle, ovvero la soupe à l'oignon, così che si chiama, di fatto però questa soupe à l'oignon non è che una francesizzazione di una
altrettanto celebre a suo tempo zuppa fiorentina, che col nome di carabaccia fu portata in Francia sia dai grandi trattati degli cuochi italiani, particolarmente Platina e il Messisbuco, e sia dai cuochi al seguito di Caterina de' Medici, che la imposero in questo senso. Per quel che mi riguarda, io ho privilegiato rifarmi a Cristoforo dal Messisbuco quando presento questa carabaccia, e su di una base solida, ovviamente, di cipolla, preferisco fare una crema di zucca, perché il nome carabaccia viene da carabazza, ovvero zucca, e se la zucca non ci fosse non si spiegherebbe perché di questo nome. Bene, io la ringrazio e noi ritorniamo in cucina con Claudio. Quanti piatti si possono realizzare con le cipolle? Tantissimi. E ormai i francesi ne sanno qualcosa. Ecco perché francesina, perché viene da proprio la tradizione francese. L'utilizzo della cipolla, perché noi mediterranei siamo più agli isti, un pochino più per gli ali, mentre la parte è più la parte invece della Francia, del continente, preferisce le cipolle, quindi forse proprio in onore ai francesi usiamo in questo piatto, c'è molto cipolla e quindi ricorda l'uso francese di usare molta cipolla, anche se Firenze si trova in una situazione geografica particolare, siamo un po' una chiave che unisce cucina nordica e mediterranea. Geograficamente siamo in mezzo. Pensiamo all'utilizzo di tante verdure dei primi e dall'altra parte di carne, quindi è un po' strano. Però possiamo dire che facciamo parte del meridione per quanto riguarda l'utilizzo dell'olio, sì, il burro già è da Bologna in su, possiamo dell'olio, se abbiamo un po' di cucina barbarica, un po' di cucina romana che bene, si mischia bene. Che insieme. Bello, geografia, storia che si mischiano insieme nella storia della cucina. Allora, siamo pronti, ricordiamo gli ingredienti che hai utilizzato, ricordiamo allora, Paolo Gori, per il pezzo di lesso più il pezzo di lesso, ho usato una scoperchiatura, ma qualsiasi pezzo di lesso d'avanzo che avete in casa, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e tanta cipolla rossa e un goccio di concentrato per dare un po' di colore. Mi ha tolto la parola di bocca, volevo dirlo io, l'ha detto lui, prendi il piatto e andiamo da Eugenio Tassini, vice direttore del Corriere Fiorentino, all'assaggio! Ed eccoci qua, è il momento della francesina, caro Eugenio Tassini. Ora, gioco di parole, non so se avevi più piacere di avere una francesina che ti serviva questo piatto o la francesina nel piatto stesso. Vabbè, comunque... Beh, forse è più rara questa. Sai, cucina e sesso, devo dire, è un connubio da sempre, no? Assolutamente, però è più raro vedere questo che le francesine. Passano di più. Non la fa più nessuno, no? Non la fa più nessuno. Non solo nelle case, perché non si fa più il lesso, il brodo, ma pochissimi anche trattorie e ristoranti fanno la francesina. Questo da lunedì, da Burde in via Pistoiese qui a Firenze di lunedì. Si fa la francesina, se volete andare a assaggiarla c'è Paolo Gori che è assolutamente disponibile. Allora, caro Guido Gualandi, ricordiamolo, vignaiuolo di Monte Spertoli, bene, ci ha portato un vino di abbinamento. Che vino ci suggerisce? Questo è un Sangiovese 2012, un vino, lo chiamo vinum con il nome latino perché è un altro vino archeologico, quindi fatto in maniera completamente manuale, senza l'aggiunta di alcun additivo, senza solfiti, e è un vino che è volutamente puro e quindi antico, come questo piatto in un certo senso, che è un piatto antico. Perché voi avete sposato questa scuola di pensiero, di poter riproporre la tradizione nella sua pienezza? C'è una motivazione? Vi volete differenziare dagli altri vignaiuoli? Qual è? Ma io sono archeologo, quindi sono abituato a cercare negli strati, andare più indietro possibile, quindi anche per il vino ho cercato di andare più indietro possibile, e a questo punto le tracce sono Mesopotamia, sono l'Egitto, la Georgia, però le prime ricette sono romane e quindi le ricette che ho usato sono quelle, e poi i prodotti che ho usato, siccome si usava solo l'uva, anch'io ho usato solo l'uva. Adesso in cantina si può scegliere 300-400 additivi
invece io ho usato l'uva. Ecco, come apparecchiature se ne può se avere permette, a migliaia. È questo passaggio che attendevo, perché purtroppo, diciamo senza falsi pudori, il vino dei nostri avi, vedi romani, gli etruschi addirittura, non è che sia stato proprio così eccezionale, no? Come si fa a sapere? L'ha mai assaggiato? Ma se, no. Sentendo gli storici evidentemente. Ma non lo che, sanno. Quello che si trova a 2000 anni, capito? Un problema è assaggiare. È troppo invecchiato. Vabbè, troppo invecchiato. Va bene. Allora, intanto vedo che hai già assaggiato la francesina, che poi l'hai rifatto, che ne dici? Dico che tutti i piatti, anche quelli poveri, anche quelli più semplici, hanno bisogno di trovare il loro equilibrio. Sono buoni quando sono come una sinfonia. Prima parlavo con un altro chef che passava da qui a salutare, no? Salutare un amico, e lui mi raccontava che aveva studiato non in una scuola di cucina, ma aveva studiato conservatorio. E io, mi sembra ottimo, è la cosa migliore per cucinare, no? Perché tu devi abbinare insieme, esattamente come un'orchestra, qui in questo caso le cipolle, i pomodori, il lesso, e ognuno deve avere come i suoni di un'orchestra, gli ottoni, i violini, eccetera, quello è più alto, quello è più basso, qui devi trovare le cotture giuste, no? Cioè, praticamente è una piccola sinfonia, poi nessuno sa perché si chiama francesina, ma questo è un altro problema. Allora, brindiamo a questa piccola sinfonia che ha realizzato il nostro Paolo Gori, ringraziamo i nostri gentili ospiti, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cin cin.